le proprie pecore e le proprie mucche. Cosa risponde a quelli che dicono che il no è contro il progresso? Perché non bisognerebbe fare questo ennesimo buco nella montagna? Noi vogliamo un futuro diverso per noi e per i nostri figli. Loro vogliono il loro profitto personale, per questo vogliono le grandi opere. Questo direi, e che è ora di finirla. Abbiamo 12 anni, dicono gli ambientalisti, perché il pianeta non si distrugga, ed è il loro modello di sviluppo. Le grandi opere inutili che hanno portato a questa distruzione, la cementificazione. E siamo persone informate. Il nostro no è un no per un mondo e una vita diversa, è un no per un modello di sviluppo che non sia quello della devastazione della natura e dei diritti, è un no per un futuro che sia davvero un futuro di tutti. Occorrerebbe informarsi, probabilmente se le persone fossero informate diventerebbero no-tav, come ho fatto io e come abbiamo fatto tutti. Che paura non ne ho, sulle maniche che sventola la bandiera dei no-tav. Siete vestiti da frati, come mai? Perché apparteniamo alla confraternita dei pintoni attivi, che è un po' la punta di diamante di tutto il movimento no-tav, in quanto siamo sempre presenti in tutte le battiture diurne e notturne al cantiere. Molta gente oggi qui alla manifestazione no-tav, molto più di quelli dei sit-tav. Perché questo no? Sappiamo che ormai questa è un'opera che non ha più nulla di utile rispetto agli scenari del futuro, un'opera assolutamente vecchia che guarda un mondo in continua espansione di merci, di commerci, e oggi invece abbiamo bisogno di un mondo che sia più sostenibile, che faccia meglio i conti delle risorse su cui possiamo contare per il futuro. In più c'è anche il fatto che da un punto di vista ambientale quest'opera, che viene promessa come una ferrovia che riduce le emissioni di CO2, in realtà le aumenterebbe almeno per i 10 anni di costruzione del cantiere, e noi abbiamo bisogno di investire i pochi soldi pubblici in opere che immediatamente portino un beneficio ambientale. Usiamo i soldi del TAV Torino-Lione per la riqualificazione energetica degli edifici, per i pannelli solari, per la mobilità elettrica. Abbiamo un sacco di attività che portano lavoro e che ci possono dare un beneficio ambientale immediatamente, così come chiedono le Nazioni Unite. Je crois que c'est très important que les Italiens comprennent qu'il n'y a pas qu'en Italie que l'on s'oppose au TAV, mais qu'au côté français il y a aussi des opposants au TAV. Et pourquoi est-ce que nous on s'oppose? Mais pour les mêmes choses en fait qu'en Italie, nous pensons que ce projet est complètement inutile et qu'on ferait mieux de consacrer les milliards à faire plus de santé, plus d'écoles, plus de transports collectifs. Partecipate a manifestazione per dire no a questa opera, insieme a voi anche dei rappresentanti pubblici francesi. Sì, assolutamente, anche perché l'opera investe tanto la Francia quanto l'Italia. E fra l'altro l'interruzione dell'opera necessiterà anche di un accordo con la Francia, quindi noi ci auguriamo di poter trovare una strada insieme ai cugini francesi. Imprenditori no-tav, come mai voi dite no? Semplicemente perché noi siamo tra quegli imprenditori che abbiamo voluto documentarci e imparare che cosa e conoscere veramente quali sono i costi e da dove arrivano queste grandi opere che a nostro avviso sperperano il denaro che noi versiamo come imprenditori. Il sindacalismo di base, la CUB nello specifico, da sempre è stata accanto al movimento no-tav. Ricordiamo che dichiarammo noi lo sciopero generale di Valle nel 2005, perché sappiamo benissimo che questa grande opera è un'opera che risponde solo alle necessità dei costruttori e di quel ristretto ceto di privilegiati che potranno permettersi di correre su treni velocissimi a costi assolutamente irraggiungibili per i lavoratori.
Val di Susa molti hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle contro quest'opera. Alla luce del difficile compromesso che deve avere o deve cercare con la Lega, come la vede? Crede che i 5 Stelle sosterranno sempre il Movimento NoTav o potrebbero dire un sì? Ma ad oggi è tutto fermo, adesso si farà una valutazione costi e benefici, ma al 99,9% penso che l'opera non si farà. Lei fa parte del Movimento 5 Stelle? Sì, sono un consigliere comunale. Come giudica questo primo periodo di governo con Salvini, per esempio sul decreto sicurezza che mette in galera chi chiede l'elemosina oppure chi fa i blocchi stradali come lavoratore della logistica? È d'accordo o ha dovuto digerire male questa cosa? Diciamo che ad oggi è tutto ancora in lavorazione, è tutto ancora in via di approvamento. Il decreto è andato, non è lavorazione, sì, è andato. Aspettiamo di vedere nero su bianco quello che è stato scritto. Non ho ancora letto tutti i documenti di quello che è stato approvato. No, io l'ho letto, glielo posso dire, modificano l'articolo 633. Se non l'ho letto non le posso rispondere nel merito, quindi... Gli esperti dicono che abbiamo 10-12 anni prima di superare il punto di non ritorno per i cambiamenti che dovrebbero essere catastrofici. Si può conciliare la crescita con l'ambiente? Non si può conciliare se viene intesa come crescita materiale. Dobbiamo assolutamente pensare che se possiamo crescere è solo nelle attività immateriali. Tuttavia i grandi convegni internazionali che si fanno sul clima sono per ora l'unica cosa razionale che si può fare. È la gente che ora deve svegliarsi e chiedere, come sta facendo anche qui attorno a noi, un cambiamento del modello di sviluppo. Il n'y a pas un parti de gauche en Italie, il est disparu. En France c'est la même chose, donc il n'y a pas une représentance. Qu'est-ce qu'il est nécessaire pour changer les choses? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de voir que la démocratie représentative est à bout de souffle. Il faut également aujourd'hui donner davantage la voix aux gens et faire une démocratie participative. Il faut que les lois, les règlements, les choses viennent de la base et pas seulement du haut. Il faut plus que en fait ceux qui sont en haut puissent diriger sans demander l'avis aux gens d'en bas. Et une élection n'est pas forcément œuvre démocratique. Il faut aussi que les citoyens puissent dire leurs mots. Il faut qu'ils puissent demander des comptes à leurs élus. Et aujourd'hui, ça devient très compliqué. Voilà pourquoi en France, les Gilets jaunes ont décidé de parler alors que pour la plupart du temps, ils étaient réduits au silence.